Tempo nel complesso discreto sulla nostra regione con temperature in linea con la media del periodo, grazie alla persistenza di un debole flusso di correnti oceaniche che tuttavia determinano addensamenti nuvolosi ma senza precipitazioni associate. Una situazione destinata però a mutare nel corso della giornata di domenica 30 maggio, quando aria fresca proveniente dal nord Europa si riverserà sui Balcani e da qui farà il suo ingresso anche sul Mediterraneo. L'alta pressione subtropicale si limiterà ad estendere la sua influenza alla penisola iberica, mentre l'anticiclone delle Azzorre si espanderà verso la Scandinavia, una configurazione barica che favorirà appunto la discesa di aria fresca verso la nostra penisola, favorendo condizioni di tempo instabile. Tutto ciò proprio in coincidenza con l'esordio dell'estate meteorologica, la cui data è fissata al 1 giugno. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto. Visto per questo fine settimana, sabato 29 maggio, cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con maggiori addensamenti lungo la dorsale appenninica, ma con basso rischio di precipitazioni, temperature senza particolari variazioni, venti deboli di direzione variabile, con tendenza a disporsi da nord-ovest, mare poco mosso. Domenica 30, cielo irregolarmente nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Saranno possibili rovesci sparsi a sfondo temporalesco, soprattutto sul settore centro-meridionale della regione. Temperature in diminuzione dal pomeriggio, venti da deboli a moderati settentrionali e mare da poco mosso a mosso. Nei primi giorni della prossima settimana saremo influenzati da una circolazione depressionaria colma di aria fresca in quota che agirà sui Balcani. Ci sarà occasione ancora per rovesci sparsi che impegneranno in modo particolare la dorsale appenninica. Nel corso del pomeriggio le temperature subiranno una ulteriore diminuzione, attestandosi su valori al di sotto della media stagionale. Tra mercoledì e giovedì è attesa una risalita delle temperature, ma senza garanzia di tempo stabile, poiché non si intravede l'instaurarsi di una solida figura di alta pressione in area mediterranea. Ma per maggiori dettagli, invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui, un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.